Bentornato ad Ascolto e Parlo, i video italiani per migliorare la pronuncia e la conversazione italiani attraverso l'ascolto e la pratica orale. Perché l'italiano si impara soltanto praticandolo, ascoltando, ripetendo, leggendo, provando e anche sbagliando. Oggi parleremo di passato. Entriamo subito nel tema, guarda la fotografia. Il bimbo parla del suo recente passato. Usa il passato prossimo del verbo dovere, seguito dall'infinito leggere. Oggi infatti pratichiamo i verbi servili al passato prossimo, i verbi dovere, volere e potere. Vediamo altri esempi. Ho dovuto comprare il biglietto del treno ed ho potuto scegliere la prima classe. Ho dovuto mangiare solo verdura perché ho voluto fare la dieta. Ho dovuto incontrare un amico e ho voluto aspettarlo al bar. È dovuta andare in ufficio ed è voluta entrare nella stanza del capo per alcuni documenti. È dovuto uscire presto la mattina ed è potuto arrivare entro mezzogiorno. È dovuto correre a casa e quindi è voluto salire sul primo autobus. Adesso prendi il tuo tempo per riascoltare varie volte queste frasi, perché più ascolti, più ripeti, più aumenterai la possibilità di memorizzare queste frasi, perché imparare una lingua funziona così, attraverso la ripetizione, ripetizione e ripetizione. E poi, quando sei nella situazione vera, lo userai in modo creativo, tutto il vocabolario che hai imparato qui con me. Come hai potuto notare, alcuni verbi servili hanno il passato prossimo con l'ausiliare avere, altri con l'ausiliare essere. La risposta è semplice. Quando il verbo all'infinito è un verbo transitivo, si utilizza per formare il passato prossimo del verbo servile l'ausiliare avere. Quando il verbo all'infinito è un verbo intransitivo, si costruisce con l'ausiliare essere. Generalmente, anche se ci sono molte eccezioni, di questo magari parleremo un'altra volta. Per oggi abbiamo finito. Spero che questo video ti sia piaciuto e ti sia stato utile. Se è così, vai sul mio sito www.francescamazza.com e scarica il podcast di questa lezione. Noi ci vediamo il 14 maggio per una lezione di cultura italiana dedicata alla festa della mamma e a tante sorprese legate a questo tema. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!